Prima del video, assicuratevi di aver messo bene l'impostazione delle notifiche in modo corretto e seguitemi anche su Instagram per aggiornamenti continui sul canale. Buona visione! Ragazzi, ragazzi, fermi tutti perché veramente ho visto un trailer che vedete anche qui dalla schermata, veramente impressionante. Cioè, hanno fatto, insomma, riapparire le reclute originali del Team Rocket. Ci sono Jesse, James e il Miao lì in basso, fiero veramente, che urla il motto del Team Rocket. Ragazzi, cioè veramente, dopo il trailer di ieri che è abbastanza deludente, questo è veramente una cosa incredibile. Quindi benvenuti ragazzi finalmente in questo nuovissimo video del canale. Mi scuso per l'inattività di questi giorni, ma purtroppo ragazzi gli impegni con l'università e la vita d'estate ci fanno veramente tanto sentire. Quindi mi scuso anche per questa inattività e mancanza recente di video. Però ragazzi, si spera di poter tornare a fare le cose come si deve. E appunto quest'oggi ragazzi è uscito questo nuovo trailer dopo quello deludente di ieri. Attenzione, hanno riconfermato la Pokémon giallo Jesse, James e in basso a destra il Miao fiero che urla praticamente il motto del Team Rocket senza espressività, ma ragazzi comunque sia quel Miao secondo me è molto fiero. Beh ragazzi, questo trailer non posso mostrarvelo purtroppo in video in quanto proviene dal canale giapponese. Sappiamo tutti che il canale giapponese ha il ban molto facile, quindi non voglio assolutamente rischiare il canale. Cosa si vede in questo trailer? Beh ragazzi, incredibilmente si vede Jesse, James e Miao, il trio del Team Rocket che insomma interagisce col personaggio principale. Inoltre una cosa interessante che si vede ragazzi, oltre alle solite cose che si sono viste ieri, per esempio la palestra di mistiche, possiamo considerarla cosa nuova? Beh, consideriamola cosa nuova nel 2018, quindi sì, hanno fatto vedere la palestra di misti, oltre a Cory Brock, già vista nella demo delle 3. Ragazzi, una cosa molto interessante che c'è qui, insomma, nel trailer, vedete un po' l'immagine, eccola qua appunto, sono i leggendari ragazzi. Infatti possiamo incontrare veramente gli uccelli leggendari nei loro rispettivi, insomma, habitat, per esempio Zapdos, sempre nella centrale etica, e Moltres non penso che sia primisola. Moltres in prima gen era nella via Vittoria, se non ricordo male, quindi presumo che l'hanno rimesso nella via Vittoria e non più a Primisola come in Rosso Fuoco e Verde Foglia. Una cosa interessante ragazzi che da notare assolutamente insomma in questo video, in questo trailer, è che per i leggendari hanno mantenuto le battaglie Pokémon. Per gli altri Pokémon c'è solamente la cattura e basta, come abbiamo visto dai trailer. Per i leggendari, quindi gli uccelli leggendari e penso anche Mewtwo, possiamo direttamente combattere. Appunto vediamo Pikachu che combatte in questo caso con Moltres, ma si vede anche insomma Pikachu che combatte contro Zapdos nella centrale elettrica. Quindi incredibilmente ragazzi hanno mantenuto, eccolo qua appunto Pikachu che combatte contro Zapdos, hanno mantenuto le lotte, quelle standard contro i Pokémon leggendari. Quindi i Pokémon normali hanno un trattamento, quindi solamente cattura, interazione con cattura, back e via dicendo, mentre con i leggendari potremmo direttamente combattere. Adesso vorrei vedere appunto, eccolo qua ragazzi, Zapdos nella centrale elettrica, una cosa veramente piacevole in quanto potremmo direttamente combattere in vecchio stile con i Pokémon leggendari. Veramente ragazzi incredibile, mi sento veramente felice dopo questa cosa. Siamo anche qui su Serie B ragazzi, dove ci sono veramente un sacco di news, e partirei da quella che non ho commentato, ovvero la mappa di Kanto uscita nel trailer di ieri. Allora è una mappa veramente incredibile ragazzi, questa mappa è fantastica, mi ricorda molto lo stile di Horas come mappa, per vedere appunto tutti gli habitat, tutte le città con tutti i Pokémon della regione di Kanto. Una cosa interessante ragazzi da notare, che ho notato veramente subito dall'isola Cannella, che vediamo appunto, se riesco a beccare l'isola Cannella, è che appare questo fantomatico vulcano vicino a Grimer e Mark. Sapete tutti che l'isola Cannella insomma è famoso per questo vulcano che ha distrutto l'isola. Infatti abbiamo visto insomma la distruzione dell'isola nella seconda generazione, dove praticamente non c'era più nulla se non il centro Pokémon, e finalmente hanno messo questo fantomatico vulcano che prima gen e nei remake, questo Pokémon Verde Foglia, non era presente. Veramente un buco logico impressionante. Infatti eravamo nell'isola sentendo parlare del vulcano, ma del vulcano non c'era mai traccia, quindi finalmente Game Freak insomma ha risolto questo buco logico grosso come una casa. Per quanto riguarda invece ragazzi il trailer che è uscito ieri pomeriggio, non c'è tantissimo, cioè possiamo anche mandarlo, ma tanto viene solamente mostrata praticamente la palestra di misti e che si possono acconciare i Pokémon. Una cosa che sinceramente ragazzi, parere personale, non mi importa più di tanto, anche perché non andrò a mettere la capigliatura a Pikachu. Ed ecco qua appunto la palestra di misti ragazzi, che vi dicevo prima, l'unica possiamo dire novità di questo trailer, a parte qualcosa insomma del rivale, il professor Oak e poco altro. Si può giocare appunto i coop in locale ragazzi, eccolo qua, non online a quanto pare, ma solamente in locale e poco altro, niente altro ragazzi. Quindi Eevee adesso farà questa mossa che non mi ricordo neanche che mossa fa, ok, battle together, quindi battaglia così insieme ma solamente in locale presumo. Comunque hanno anche svelato delle versioni esclusive ragazzi di Pokémon esclusivi, infatti mi ha detto che Oddish, Senshu e Groit saranno presenti in Let's Go Pikachu, mentre Bellsprout, Vulpix e il mio amato Meowth Team Rocket saranno presenti ovviamente in Pokémon
Let's Go Eevee. Quindi nient'altro, ragazzi. Questo qua invece è il trailer di oggi, questo qua che vedete qua con il bambino e Pikachu, quello che abbiamo visto poco fa con Jesse, James, Meow e leggendari. Inoltre, ragazzi, oggi 13 luglio in Giappone è uscito il nuovo film Pokémon, quello di durante Zeraora, e in questo film hanno anche, insomma, promosso così abbastanza il prossimo film, ragazzi, del 2019, che sembra, insomma, riguardare Mewtwo. Infatti il titolo dovrebbe essere in inglese Mewtwo Strikes Back Evolution. Infatti il primo titolo, ragazzi, il primo film, quello uscito, insomma, moltissimi anni fa, era Mewtwo Strikes Back. Questo qua è Mewtwo Strikes Back Evolution. Quindi vediamo un po', ragazzi, come si incastrerà Mewtwo nel film Pokémon del 2019, che ci porterà finalmente all'ottava generazione. Quindi per oggi a Rocket direi che è tutto, ragazzi. Fatemi sapere la vostra qui sotto con un bel commento, mi raccomando, ragazzi, massimo supporto appunto con un commento e anche un mi piace. Assicuratevi sempre che YouTube lo prenda, e come sempre una bella iscrizione al canale per supportarmi davvero al massimo. Per oggi quindi da Rocket è tutto, noi, ragazzi, ci vediamo domani con un prossimo video. Quindi un saluto, Rocket, buon pomeriggio e ovviamente bye bye.